Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo 52esimo episodio della nostra serie di Master League, della Master League con la Roma su Wisp Pro Evolution Soccer 2. Signori, stiamo veramente incanalando una serie di vittorie e di belle prestazioni che ci stanno a stare sempre più su in classifica. Speravo di riuscire a guadagnare qualche punto in più sulla Lazio, ma abbiamo sempre 3 punticini di vantaggio quando ci avviciniamo sempre di più allo scontro diretto. Detto questo, signori, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. E detto questo, signori, niente di altro, possiamo prepararci a partire con il video di oggi. Procediamo all'incontro e vediamo un attimino. Noi stiamo facendo anche tanti punti che, signori, non so più come spendere, però in qualche maniera prima o poi li spenderemo. Signori, attenzione, vedo delle bandiere celesti sugli spalti. Sugli spalti, signori, è il derby, signori, è il derby. La partita che può decidere il campionato. La partita che può decidere il campionato. Mamma mia, mi è venuto un poco di ansia. La partita che può decidere il campionato. Andiamo a modificare nuovamente tutta quanta la formazione. Va bene. La partita che può decidere il campionato. Se perdiamo oggi, la Lazio ci riacciuffa. Se vinciamo oggi, andiamo a più 6 sulla Lazio, che non è una brutta cosa, signori, non è decisamente una brutta cosa. Allora, dobbiamo andare a cambiare nuovamente tre quarti di formazione. Facciamolo in maniera tranquilla e senza problemi. Allora, qua c'è sta Semau. Scusatemi, mi è salito un attimino la digestione. A posto di Cellini gioca Davids. Babangida è ancora rotto. Babangida è ancora rotto. Cazzala, quanto ci stai, Babangida, a rimetterti? Ha rotto un po' le scatole, sinceramente. Decisamente sì. Decisamente sì. Allora, Valery Thuram, Semou Cafu, Davids, Stromer per Journey. Journey, che prima lo metto da questa parte. Ok, Espima, Stakavic, Totti e Arri. Perfetto, signore. Ci siamo. Non so quando, forse Babangida non si riprenderà mai più. È già, questo è il quarto episodio che è rotto. Se non di più, perché anche la prima parte. Sì, il quarto episodio che è rotto. Comunque, signori, concentrati sugli 11 che finora ci hanno portato a vincere delle partite importantissime. E non facciamoci prendere dall'ansia del derby, signori. Ci serve una vittoria. Ci serve una vittoria per ammazzare completamente il campionato. Non doveva essere per lui il pallone, però va bene. Però va bene. Accetto. Il tentativo, manneggia, 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 a te grandissimo, subito, no, Pancaro, ora, per quanto ti voglio bene, Pancaro mio, non puoi rovinarmi la festa, è giusto, con calma, signori, è troppa calma, signori miei, l'ho detto io a Pancaro che deve farsi un po' i fatti suoi, Pancaro mio, riusciamo a levare sto pallone, a Pancaro, che cazzarola, Pancaro mio. Veron, lo riconosci dalla luce, dalla lucciosità della tigna. Attenzione, pallone per Harry, 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 Harry che è completamente sulla fascia. Harry, 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 giustamente. Non aveva che fare, signori. Harry, ero da dovevo prendere te. Riusciamo? Boh, non lo so. Tutti che indietreggiavano, nessuno che lo inquadrava veramente. Valeri per Semau. Semau, 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 Semau. Errore mio, ho corso troppo, Cafu, mamma mia, la Lazio come sta a spingere, signori, la Lazio sta a spingere, giustamente è la partita, è la sua partita, signori, deve vincere per mantenere aperto il campionato. Una sconfitta oggi significherebbe Ivanov, cazzarola, porca miseria, siete in due, mannaggia a voi e a chi vi ha programmato pure. Non è giusto offendere le sorelle o le mamme dei giocatori. È meglio offendere chi li ha programmati, perché effettivamente sono loro. Meglio offendere le mamme di chi li ha programmati, che è ancora più carico. Più carico. Ecco, effettivamente dovremmo offendere le mamme di chi li ha programmati. Stojkovic, lancia Arri! Lancia Arri! 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 Colpa da biliardo ancora! Ci abbiamo provato di nuovo con Espimas, lì è stato eccessivo, eccessivo, eccessivo. Potevamo un attimino aggiustarcela meglio. Invece abbiamo voluto tentare un colpo un po' grandissimo. Cafu più veloce di Salas. Cafu più veloce di Salas. Cercato Davids che si gira su Stojkovic, che si gira di Totti, che gira per Espimas mio, ho sbagliato. Oh, non la buttano mai in calcio in rimessa laterale però loro. Ah,
Porca miseria, riescono sempre a tenerla sul filo della rimessa laterale. Ma porca miseria, infame. Riusciamo a levargli sta palla, Davids. Con Sessao, Ivanov, grandissimo Ivanov. Comunque, solamente due hanno resistito allo sterminio di acquisti. Un certo Ivanov e un certo Valeri, che da quando l'abbiamo messo difensore centrale ha acquisito anni di vita. No. Guarda, Veron che ci aspetta per far fare il movimento con Sessao. Valeri. Ok, pallone messo fuori, ma ancora loro. Pallone che viene messo. No, vedi se. Ah, oh, meno male, rimessa al fondo. Se la toccavi lì dava il calcio d'angolo, disinstallava il gioco, signori. Attenzione ancora, Espimas. Totti per Stojkovic. Che vede Henry, lo lancia. No, cosa abbiamo sbagliato? Che azione avvolgente della Roma. Attenzione, Stojkovic, Espimas, Totti. Troppo lento, grandissimo però. Davids che recupera il pallone per Espimas, che cerca ancora Totti. A frangè. Porca miseria, stai sentendo la pesantezza del derby? Stai sentendo la. Semmo contro Simone Inzaghi riesce a crossarla. Stojkovic per Giorni. Giorni, parte lui, parte Giorni, signori, parte Giorni, che vede Henry, che vede, no, che, no, signori, Totti non c'è, Totti sta sbagliando, Totti mi ha sbagliato tre passaggi, che signori, eravamo, no, giusto Simone Inzaghi mi ha segnato, giusto Simone Inzaghi, da interista mi ha segnato giusto Simone Inzaghi, ma porca. Ma porca di una miseria, ma porca. Ma porca miseria. Abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare. Abbiamo sbagliato. Totti cerca di rifarsi. Pareggio, non ho capito un cavolo, però va bene, signori. Arri la pareggia subito. Arri la pareggia subito. Erroraccio difensivo della Lazio. Erroraccio difensivo della Lazio. Perché mi stai guardando Simone Inzaghi? Non voglio Simone Inzaghi, volevo l'azione. Aspetta, non ci ho capito un cavolo. Me la fai rivedere sta cazzata d'azione? Allora, c'è stato il tiro di Totti che Marchegiani l'ha respinto. Pum. Poi è arrivato il difensore che la voleva spazzare e non si è capito col portiere. Henry, per fortuna, ha centrato la porta. Da mezzo metro, Henry è riuscito a centrare la porta. Meno male. Ricordiamo certe azioni in cui anche da mezzo metro sbagliavamo in maniera epocale. Cafu riesce a mandare Giorni. Per Henry che la ribalta subito, signori! 2-1 della Roma sulla Lazio! 2-1 della Roma sulla Lazio! Henry, guardate, Giorni trova il colpo e il tiro al volo di Thierry Henry. Roma 2, Lazio 1. Porca miseria, partita ribaltata. Partita ribaltata. Ora, no, no, non dico che bisogna mantenerla, signori, perché non posso. No, porca miseria, Giorni, riparte la sua tre quarti, Giorni, lancia ancora Thierry Henry, che vede Totti, mannaggia, perché non ho tirato con Henry, perché non ho tirato con Henry, mannaggia. Queste sono le cose di cui poi ti puoi pentire, praticamente, le cose di cui ti puoi pentire, le cose di cui ti puoi pentire, Henry, mannaggia. Fine del primo tempo, signori. Roma 2, Lazio 1. La Roma la ribalta e dobbiamo anche ribaltare le fasce noi, dobbiamo ribaltare le fasce andando a mettere Giorni per Espimas. La Roma la ribalta dopo un primo vantaggio della Lazio con Simone Inzaghi, la Roma la ribalta e si porta su 2-1 con doppietta di Thierry Henry. No, grave. Ivanov guardava la palla, ancora Simone Inzaghi, mannaggia lui, a Simoncino, attenzione, Giorni per Stojkovic per Henry, ha ricercato Totti che vede Semao che fa partire il traversone, attenzione, Espimas, ha la possibilità, la crontocrossa, Espimas, Davids, attenzione, la mette giù, Davids, silurata, pallone respinto, serie di batti e ribatti.
Ma niente da fare, la Lazio riesce a uscire e riparte in contropiede la Lazio. Attenzione, 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 va subito Valeri. La ferma lì, Espimas, Espimas, Espimas che però è chiuso. Cerca Stojkovic, Stojkovic si gira bene nello stretto, al centro Stojkovic, Stojkovic che però poi perde il pallone. Davids, ah, forse fa con un tocchetto di mano, però l'arbitro non lo vede. Fa continuare a giocare, grandissimo. No, vabbè, dai, questa è fortuna però, signori. Che cazzarola, ma porca miseria. Che rimpalli di fortuna vincono questi? E io posso capire le giocate. Però, porca miseria, attenzione. Attenzione, Pancaro ancora, che dopo un inizio di partita in cui sta a fare fuoco e fiamme, si era perso un attimino. Totti, 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 Totti. Ti cerca l'apertura per Jorni, 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 Jorni. Me la sono portata troppo avanti. Signore, il 2-1 è pericoloso. Io non voglio, non voglio, non voglio. Però il 2-1 è pericoloso, signori. Il 2-1 è pericoloso. Dobbiamo chiuderla sta partita. Come è stato con Inter e Real. La dobbiamo chiudere, signori. Il 2-1 è troppo pericoloso. Il 2-1 è troppo. Mamma mia, l'ho vista dentro. L'ho vista dentro, mannaggia. Riesce a passarla a qualcuno di cui ti fidi? Sì, si è fidato di Valeri. Valeri si fida di Semao. Semao si fida di Jorni. Jorni si fida di Totti. Totti si fida di Stojkovic, che deve semplicemente inquadrare la porta. Non la inquadra nemmeno se fosse l'unica cosa davanti a lui. Aperta enorme. Non la inquadra. Non, niente. Meno male che non fa il cecchino Stojkovic, perché sennò dico. Non ti avrebbero buttato fuori subito dall'esercito. Attenzione, Davids vede un ottimo Jorni. Che vede un ottimo Jorni. Che vede. Non doveva essere per Henry, doveva essere per Totti. Sta pallone. Non doveva essere per Henry, doveva essere per Totti. Che ce l'avevi più vicino. Mannaggia, mannaggia quella mannaggia. Dai, grande Semao. Grande Semao. Grande Semao. Non fa cagate Semao. Non fa cagate. Non fate cagate lì in difesa. Stojkovic, ecco. Io le chiamo le cose. Bravissimo Valeri che recupera il pallone. Valeri, Valeri, Valeri per Stojkovic. Stojkovic per Espimas che c'è un po' di spazio. Cercate Henry, 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 Henry. Cerca il movimento di Stojkovic. No, era riuscito a passare. E niente. Poi a centrocampo lo recuperiamo. Sì, lo recuperiamo con Davids. Davids per Totti. Totti per Semau. Semau per Totti che ritorna sul rimpallo. Totti per Stojkovic. Stojkovic che crea lo spazio per Henry che non trova l'angolo. Fuori Simeone, dentro Nedved. Il biondo che non ti aspetti. Davids, Davids per Jorni. Jorni che parte. Jorni per Totti. Totti per Henry. Henry la apre per Espimas. Espimas un tocco, la butta dentro. Ma non c'è nessuno pronto a recuperare il calcio, il cross. Attenzione a Davids, ancora Davids per Jorni, Jorni che si gira benissimo, Jorni, 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 no! Ancora Davids, Davids, Davids ancora, la Lazio la riparte, no, brutto fallo di Valeri, è Valeri vero? Di Thuram, no, vabbè, no, vabbè, no, 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 signori, ma stiamo scherzando? Che mi ha buttato fuori Valeri così? Ma dai, ma non mi puoi buttare fuori Valeri così? Io Totti me lo tengo, signori. Totti io me lo tengo. Fuori Stojkovic, dentro Vorlanden. Ivanov, grandissimo, al 34esimo. Ivan, calma, addormentiamo la partita, signori, addormentiamo la partita. Valeri, ritorno in campo di Vorlanden. Dopo un periodo in cui. Ecco, vedete perché preferisco tenermi Totti, 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 Totti per Henry. Henry indietro per Davids, Davids, calma, 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 calma. Calma, calma, troppa calma, però così cazzarò di una miseria, così troppa calma. Grandissimo Semao, grandissimo intervento a bloccare tutto di Davids e poi Semao. Ci mette una pezza, però attenzione alla Lazio che ci crede. Ivanov è tua, Ivanov, Ivanov è tua, addormentala, dalle una camomilla, fai quello che vuoi, ma addormenta sto pallone. Io Vorlanden, Vorlanden, Vorlanden per Cafu, Cafu, Cafu. Cafu, ce l'avevi sulla fascia, Cafu, mannaggia te a chi non te lo dice pure, Cafu, ce l'avevi sulla fascia, ce l'avevi sulla fascia il passaggio. Calma, 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 grandissimo Davids,
No, Ivanov senza rigore al 43esimo. Addormentala lì, vai di camomilla, doppia camomilla, dagli la Valeriana, fai quello che vuoi. Valeri per Semau, nei minuti di recupero, Semau, Giorni con tutta la calma del mondo, la Roma tiene il pallone. Totti lo recupera però, attenzione all'arbitro, non fischia dai sull'arbitro. Signori, la Roma batte la Lazio nel derby che può valere lo scudetto, signori. La Roma batte la Lazio nel derby che può valere lo scudetto. 11 tiri a 9. Ma porca miseria, perdiamo Thuram per la prossima partita, però va bene. Tutto questo, il Real Madrid batte il Leverkusen, l'Inter batte il Valencia, il Chelsea pareggia contro il Manchester. Il Milan ho più voce, il Milan perde contro il Bayern di Monaco. La Juventus batte 5-4, addirittura il Barcellona, partita stellare, incredibile. Il Marsiglia batte 1-0 il Dortmund, sempre più nel baratro il Dortmund prende. Il Buenos Aires perde contro il Leeds e niente, l'Everkusen l'avevamo già vista che ha perso 3-2 contro il Real. Incredibile, assist di vantaggio della Lazio di Simone Inzaghi su assist di Salas e dopodiché scende in campo Henry che con una doppietta imposta il risultato su 2-1 per la Roma, che se ne va sempre di più, signori. 6 punti di vantaggio sulla Lazio. Non so se magari la terza è riuscita. Come siamo a 57 punti, signori. Ronaldo potrebbe arrivare così, senza problemi. Gli diamo tutti, gli diamo, tenetevi il resto, praticamente. Incredibile, sì, manteniamo i 6 punti di vantaggio. No, ci portiamo a 6 punti di vantaggio sulla Lazio, signori. 6 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica. In tutto questo, quando mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite. 6 partite, signori. Porca miseria, mi fate vedere nuovamente la classifica goleador. Henry sale al secondo posto a 24 punti, signori. 4, 24 gol, solo 4 da distanza da Elber. Detto questo, signori, dopo questa ennesima partita spettacolare, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!